Oggi abbiamo presentato, anzi si presenterà una rosa dedicata ad Alfred Nobel. Da cosa nasce questa idea e qual è la sua caratteristica? Beh, diciamo che l'idea nasce dagli amici di Nobel, con Roberto Pechinino, che poi ha proposto a Camera di Commercio, quindi Oliva e Enrico, che mi hanno chiesto di, ormai sono 3 anni, di progettare questa rosa e poterla presentare il più breve tempo possibile, però per fare una rosa prima di 3-4 anni non si riesce. Quindi avete studiato 3 anni per 4 anni, 4 anni 4 per anni realizzare questa rosa. Per realizzare questa rosa, sì, esatto. È una rosa che doveva simboleggiare Alfred Nobel, quindi ho scelto un colore, un rosso violaceo, che è un colore molto, molto deciso, un colore deciso, diciamo, come il carattere di Alfred Nobel, studiando un pochino il personaggio. E una caratteristica che ho voluto mettere è la resistenza, perché ha una resistenza particolare in pienaria alle fitopatologie e alle malattie, quindi è molto resistente, vive all'aperto, vive, ha una grossa produzione di boccioli, che l'abbiamo voluto simboleggiare insieme a Roberto Pechinino, un pochino come i nobeliani, questi 4-5 nobeliani, la fioritura più o meno se ha notato sul fiore sono 4-5 boccioli su ogni stelo, lo ritroviamo. Altra cosa importante è che Nobel per un errore ha istituito i nobeliani, questo penso che sia cosa nota, perché è morto il fratello e un giornalista a Nizza ne ha scritto di tutti i colori, ha scritto che era una persona praticamente che ha creato violenza con il discorso della dinamite e via dicendo. Lui è rimasto talmente colpito, perché non era morto lui, che ha scritto un testamento dove ha detto che ha istituito i nobeliani, che dovevano essere dati appunto i Nobel per la pace, queste qua, perché non voleva essere ricordato come un uomo di morte, di violenza. Ma bensì una persona, diciamo, positiva. E questo l'ho simboleggiato col profumo. Ha un profumo molto particolare, deciso. Sì, è molto profumata. Ha un profumo, che mi ha fatto sentire dei nasi, proprio poterlo catalogare. È un profumo fruttato e abbastanza deciso, però.